Diceva Bismarck che con le baionette si può fare tutto tranne che sedercisi sopra. Vabbè. Ora, questo era un vecchio signore che la sapeva lunga. Fascismo si afferma con le ragioni che abbiamo detto, essendo un movimento minoritario, attraverso un biennio di violenza continua da guerra civile. Se uno legge i giornali dell'epoca, i morti sono quotidiani negli scontri, vigliaccamente costruiti, ma addirittura in modo plateale, no? L'aggressione al comune di Bologna, al comune di Milano, la distruzione della sede dell'Avanti, sono atti di una violenza in cui i carabinieri proteggono i fascisti aggressori. La guerra civile dura per un biennio. Dopo anni è difficile mantenere la temperatura. I generali che ammazzarono Allende nel 1973, a un certo punto, dopo anni, avevano il consenso intorno a sé. E fu dura la battaglia per liberarsene dopo tanto tempo per via elettorale. L'Italia del 1940 e sgomenta l'idea di entrare in guerra, però gli viene detto che in due settimane un po' di morti e poi ci sediamo al tavolo della pace, eccetera. È andata come sappiamo. Quando finisce, e sembra nel luglio del 43 che sia finito, invece poi cominciano 18 mesi da capo di guerra civile, tutto il blocco sociale che passivamente, conformisticamente o convintamente era stato fascista è senza leadership, cioè non c'è una forza politica alla quale guardare. Quello è un periodo di transizione in cui poteva accadere di tutto e per fortuna si poterono riproporre dei partiti messi insieme con qualche disagio. Alcuni erano sempre sopravvissuti, sia pure clandestinamente, pagando di persona. I comunisti non hanno mai mollato, sono stati sempre dentro il paese, anche a costo di avere il primato davanti al Tribunale Speciale. Ma anche i cattolici hanno avuto una loro presenza per diverse vie. La lotta del fascismo contro l'Azione Cattolica, per esempio, che continuamente veniva ricattata dopo i patti lateranensi, è un capitolo della storia italiana che va ricordato. La Democrazia Cristiana ha avuto, per varie ragioni, è inutile ora dettagliare, il ruolo singolarissimo di imbarcare questa Italia ex fascista o ancora intimamente tale, ma priva di guida, e l'ha portata dentro l'agone politico che noi conosciamo. Non ci dimentichiamo che De Gasperi ha anche detto di aver votato monarchia lui personalmente. Quindi volevo consolare Marco dandogli. Non lo sapevo. Non solo, ma c'è anche un episodio piuttosto antipatico che è venuto fuori, che cioè durante il lunghissimo spoglio che non finiva mai, lui telefona, De Gasperi era presidente del Consiglio, a Falcone Lucifero, che era il ministro della Real Casa, e gli dice: pare che stiate vincendo. Il che diede a Umberto l'idea, poi presto abbandonata, di non accettare il risultato che fu proclamato dopo molti giorni, non senza un tentativo di colpo di Stato affidato ai carabinieri. Va bene. E il ministro Romita, che era di piccola statura ma di energia da vendere, va bene, di Reggio Emilia lui era, socialista, fu capace di sventare questo rischio per tempo. Gli dobbiamo la Repubblica a quell'uomo, questo non va dimenticato. Non va mai dimenticato soprattutto questo, che non si può essere eroici e resistenti per decenni, a un certo punto ci si arrende e si ricomincia. Questa è la nostra storia. No, è interessante quello che diceva. No, prego, prego.